Nel corso della storia, in genere, i mercati legali e i mercati illegali sono stati abbastanza distinti, nel senso che si può discutere se quelli che rappresentavano la legalità si comportassero in tale modo, i feudatari, i baroni o quant'altro, ma in linea di massima esistevano coloro che rappresentavano formalmente lo Stato e i briganti, i banditi, i pirati, per cui c'era una economia illegale in gran parte fatta da predazione di beni altrui, furti, rapine, assalti alle navi e quant'altro, e c'era un'economia legale. Questi due mondi sono stati sempre abbastanza distinti. Nell'epoca contemporanea, la mafia o le mafie hanno introdotto una novità: i due mercati non sono nettamente separati. Coloro che si arricchiscono sui mercati illegali non si fermano alla fase predatoria, non consumano semplicemente quello che sottraggono ad altri, ma loro investono. E quando loro investono, non abbandonano i mercati legali, per cui noi siamo di fronte ad una forma di impresa totalmente sconosciuta nel corso della storia, cioè un'impresa che contemporaneamente attinge ai mercati illegali e si muove sui mercati legali senza lasciare i mercati illegali, cioè siamo di fronte ad imprese di due mondi. Ora, nel corso degli studi sull'economia, gli studi classici da Adam Smith o dallo stesso Karl Marx, era evidente che ad una fase di accumulazione violenta o illegale subentrava invece un abbandono dell'accumulazione illegale e la piena permanenza sul mercato legale. L'accumulazione originaria oggi che fanno le mafie, l'accumulazione violenta, non si ferma lì, ma prosegue nel mercato legale. Questa novità non è stata colta né dagli economisti, non è stata colta dal mondo politico e in genere dalle persone che debbono orientare la pubblica opinione. C'è una sottovalutazione, soprattutto perché l'accumulazione sui mercati illegali è andata oltre ogni previsione, perché oggi il mercato della droga rappresenta il secondo commercio mondiale, quindi il secondo commercio mondiale è totalmente illegale, è un'accumulazione illegale e quindi c'è una massa di risorse accumulate illegalmente, in gran parte sull'economia del vizio, che ha necessità di essere reinvestita. Questa è la novità che sta sconvolgendo ogni previsione precedente e sta sconvolgendo ogni studio precedente. Di questa novità, cioè della presenza di un'accumulazione originaria violenta, notevolissima come mai era avvenuto nella storia, e la partecipazione a pieno titolo al mercato legale di coloro che hanno un'accumulazione illegale. Ora, il fatto che ci sia un'economia finanziaria che consente di poter utilizzare questi capitali senza passare per delle imprese sul mercato è un fatto impressionante, cioè nel senso che non sono i mafiosi che hanno inventato la finanziarizzazione dell'economia, ma i mafiosi stanno molto a loro agio in questo mondo nel quale tu da soldi fai soldi e quindi senza produrre merci, senza produrre beni, senza metterli sul mercato. E quindi noi siamo di fronte a delle novità nelle quali dei criminali oggi hanno un ruolo importantissimo nell'economia, dove un commercio illegale fa un'accumulazione straordinaria e dove il mondo dell'economia legale, non fa tanti complimenti o non fa tanti ostacoli a coloro che sono o provengono dal mondo illegale. Per cui sembra esserci in questo momento una nazionalizzazione e una internazionalizzazione delle mafie e contemporaneamente una normalizzazione delle mafie.